Popolo pugilistico italiano, buonasera, io sono Dario Castracane e qui vicino a me è Giacomo Cerea. Ciao. Stiamo aprendo, come ben sapete, un canale su YouTube, poi anche nei social per quanto riguarda la sezione recensione e test di Terai per quanto concerne l'azienda TT Planet. Oggi abbiamo provato in esclusiva la gomma T-Bar Quantum X Pro. Di colore pink, come vedete, con top sheet gomma piuma giallina beige, che si può vedere. È una gomma che sinceramente ha stupito sia me che Giacomo. Ovviamente, avendo due giochi abbastanza diversi, abbiamo avuto delle considerazioni leggermente diverse. A me è piaciuta molto per quanto riguarda la parte di rovescio, perché ho trovato una gomma comunque molto reattiva da vicino al tavolo, dalla media distanza un buon controllo, non concede, diciamo, colpi dalla media distanza se non con un aspetto fisico comunque importante, bisogna essere quasi sempre pronti con le gambe ad affrontare la pallina. Mentre per quanto riguarda il dritto, una gomma che la pallina parte immediatamente, però non si avverte quel feeling di controllo estremo sulla gomma che io prediligo, essendo un giocatore che parte quasi sempre in top piano a giro per poi andare in progressione. Giacomo, qui vicino a me, invece, vi dirà le sue considerazioni. Esatto, io avendo un gioco un po' più diverso da David, avendo un gioco un po' più fisico e di potenza, mi è piaciuta questa gomma sul dritto, per tirare subito forte. Invece sul rovescio l'ho trovata con non molto controllo, non mi è piaciuta molto a livello di controllo, però è una gomma molto potente comunque. Quindi la consiglio per giocatori molto fisici, molto allenati e con una buona tecnica. Il prezzo da casa base T-Bar in Italia è disponibile da 35 euro. Visto i prezzi del mercato pugilistico italiano, è una gomma che li vale tutti. È una gomma che è stata pesata, pesa 67 grammi, quindi una gomma abbastanza importante. L'abbiamo provata su un T-Bar CC 7 strati, quindi un telaio off più. La T-Bar la fa uscire come gomma con sponge soft, invece è una gomma da 47 gradi e mezzo, quindi una gomma medio dura. Ma sicuramente è una gomma che, anche data l'estetica, secondo noi riscontrerà e avrà un buon successo. Al prossimo video. Alla prossima.